creare intorno di Stefano Lanzarotto del Comitato Massima Unificazione Internazionale. Buongiorno a tutti. Io rappresento il Comitato contro la cementificazione di Tegalba, che è nato a seguito della pubblicazione del nuovo PUC 2 anni fa, a dicembre del 2025. I cittadini, visto praticamente il distretto 206, che è proprio a confine con l'abitato del centro di San Fruttuoso, c'è proprio un semplice muro e poi si è proprio a pochi metri, e quello che il distretto prevede con un distretto di 146.000 metri quadri, la scheda dove sono previsti cambi di destinazione d'uso in questo momento, ormai è un distretto a servizi da un centinaio d'anni, servizi della cittadinanza, anche se non possiamo entrarci, ma servono per dare servizi alle ferrovie, darci questi trasporti che ci servono. Questo piano di colpo sbaraglia questa destinazione pubblica e introduce destinazione residenze, uffici alberghi. Non mette vincoli di altezza in questo momento, per determinarsi successivamente. Noi abbiamo davanti, dall'altra parte della ferrovia, abbiamo Corte della Moschini, che... e non mette un rapporto di copertura particolare, diciamo, che possa, come dire, dare una certa quantità, come dire, lasciarla a disposizione della cittadinanza. La preoccupazione: siamo nella confluenza del torrente Bisagno, nell'area di esondazione del Bisagno, del vecchio bacino del Bisagno, e nella confluenza di Noce e Ovale. E lì, in quella falda acquifera, appoggiano le fondazioni del centro del quartiere di San Fruttuoso, proprio a confine, proprio a pochi metri. Questa scheda del distretto, praticamente, nata nel 2009, non aveva vincoli dal punto di vista del piano di bacino. Tutte queste preoccupazioni che abbiamo noi come cittadini che abitiamo proprio a pochissimi metri, abbiamo avuto siamo stati felici che in qualche modo sia stata anche riconosciuta da altre amministrazioni, perché la provincia nel giro di poco ha adeguato il piano di bacino e ha vincolato in fascia a asterisco, in fascia comunque con forti vincoli quasi l'intero distretto, ma la regione ha fatto un documento di analisi del piano della VAS, dotazione ambientale strategica, ha evidenziato che questo vincolo passa nel prodotto e siamo nella distanza di prima approssimazione, cioè siamo sottoposti ai mutamenti elettromagnetico, che siamo in fascia A di inquinamento acustico della ferrovia, ci sono problemi dal punto di vista dello smog per quanto riguarda i traffici delle strade intorno, e ci sono 5 pozzi a uso idropotabile in zona tra Via Chimede, Corso Sardegna, Piazza Giusti, Via dei Paoli. La regione stessa chiede al comune, in questo documento, chiede che in questo distretto venga messo almeno un parco pubblico di una certa estensione, di una certa importanza, per dare un po' di verde in questa zona dove c'è il Imperiale, c'è veramente poco, perché poi passando a Marassi, questa zona è centrale tra quartieri della Foce, del Barro, San Martino e San Fruttuoso, anche se poi ricade San Fruttuoso. Niente, una cosa anche
parlando con il professor Rosso ieri nella passeggiata che abbiamo fatto sotto la pioggia, sotto tante difficoltà, era anche questo discorso che quest'area a servizi che è stata espropriata a suo tempo, quindi con anche indennizi irrisori, ma perché aveva una pubblica utilità. Nel momento in cui si vuole trasformare, o si mantiene questa pubblica utilità e si dà di nuovo alla cittadinanza, modificandola se possa anche per quello scopo precedente, o perché quello che prevede il piano è solo dare praticamente delle aree al comune per costruire la metropolitana, poi il resto è proprio niente praticamente. E addirittura è uscito un po' forse eccessivo, ma anche la possibilità per dire se i nipoti o nipoti delle persone espropriate ci fossero, potrebbero addirittura fare un concorso alla Corte di Giustizia europea, perché manco è stata espropriata per la pubblica utilità, adesso non c'è la pubblica utilità, per quale ragione? Qualcun altro ci fa un guadagno su queste aree? No? Allora devono rimanere comunque a uso, non devono essere trasformati in beni anche che sono poco durevoli, anche in materiale per le ferrovie, carrozze, eccetera, devono rimanere a disposizione della cittadinanza, del quartiere. Un'altra cosa che è emersa, che è importante, è che negli anni 30, vado a numeri grossolani, ecco, la popolazione della città era intorno ai 600.000 abitanti, siamo arrivati intorno agli anni 70 a 850.000, si pensava di poi di arrivare al milione, invece ad oggi siamo ritornati sotto quasi più o meno ai 600.000 abitanti. Nel frattempo però tra 1930 ed oggi quante case sono state costruite? Abbiamo cementificato tutta la città e è stata fatta anche un'indagine dove partendo dalla Foggia, andando su fino al Bisagno, alla Biscione, scusate, prendendo varie tipologie edilizie, varie fasce proprio, una abitazione su quattro in media è vuota ed è libera. Ma allora cosa serve? Costruire qui abitazioni, uffici, cementificare in un'area così delicata. E un altro punto importante è quello dell'invarianza idraulica, ecco, che lo dice anche la regione della VAS, ma che è emerso ieri, cioè dare la possibilità, nel caso si debba costruire, di non modificare la portata dell'acqua quando c'è la pioggia al limite della piena. Io lo dico non con parole da geografo, scusatemi, ma in qualche modo, perché l'intervento non aggravi l'effetto sulle piene, e questo si può fare in alcuni modi. Si discuteva dai serbatoi, diciamo, dove si può portare l'acqua, ma ancora più interessante, molto più, ecco, forse costruttivo per la città, quello di fare eventualmente dei diverni dove ci sono anche miglioramenti per quanto riguarda il risparmio energetico, per quanto riguarda la climatizzazione anche in estate contro l'AFA, per portare l'umidità e per anche migliorare la città. Una cosa, ecco, che veniva comunque, che deve essere un punto fermo, è quello che con tutti questi disastri, se non tutte le aree magari sono a parte, si può sapere ricevere, ma qui dove c'è la certezza, dove i piani dicono che questa è zona a rischio alluvioni, che almeno qui, perché poi non sono solo quelle, ma almeno qui non si debba costruire e si debba rispettare la natura, si debba rispettare i torrenti. Niente. Io ringrazio il professor Rosso che ci ha seguito, ringrazio tutti, e noi vogliamo collaborare, vogliamo discutere con il comune, vogliamo fare in modo di poter partecipare nelle scelte che si vogliono fare, ecco, nel nostro territorio dove noi viviamo, dove c'è la, diciamo, tutto il. Tutte queste problematiche ce le sentiamo sulla nostra testa, ma sulla testa anche dei nostri figli, perché poi lo facciamo soprattutto penso per quello che lasciamo a loro. Vi ringrazio.